Pirelli M4, ormai un cult e il motivo per cui noi italiani non solo siamo rispettati in tutto il mondo per il nostro cibo, ma anche per le nostre fantastiche armi. Siamo in grado anche di superarci da soli. Oggi vedremo come questa versione dell'M4 effettivamente potrebbe essere la scelta migliore per voi. Prima è ovviamente doveroso controllare le condizioni dell'arma. Verifichiamo che il tubo serbatoio sia appunto vuoto. Vedo il segnalatore rosso di tubo serbatoio vuoto e verifichiamo anche che non vi sia alcuna cartuccia nella camera di scoppio. L'arma è sicura al maneggio. Inoltre ringraziamo anche il poligono Invictus Close Shooting Range di Erba in provincia di Como per averci ospitato per le riprese, Armeria Frigerio per averci prestato questa bellissima bestia, questo Benelli in edizione speciale, oltre che questo bellissimo Red Dot della Crimson Trace che mi ha veramente stupito. Adesso andiamo a leggere l'arma e a scoprire come mai quest'ottica ha superato le mie aspettative. Noi italiani sogniamo sempre di andare all'estero, ma è l'estero che sogna sempre di arrivare da noi. Questo, secondo me, è il connubio speciale tra Benelli USA e Benelli Italia. Vediamo un cuore prettamente italiano, un'eccellenza riconosciuta internazionalmente e abbiamo delle funzionalità senza compromessi, degli accessori più esagerati per quanto riguarda la mentalità americana. Partendo dal calcio, abbiamo un calcio regolabile in diverse posizioni, sia in chiusura, una posizione diciamo a metà e una completamente estesa. Successivamente troviamo il pistol grip per avere una presa molto più che positiva sull'arma stessa durante l'azione di tiro, che ci permetterà non solo di girare gli angoli in maniera più facile, ma anche di spingere completamente il calcio contro di noi. Qui come sempre troviamo la nostra sicura, quando vediamo il rosso è disinserita e quando non lo vediamo più è inserita. Troviamo il nostro grilletto, il cui scatto è particolarmente soddisfacente anche per un'arma pensata per essere utilizzata a scopi e impieghi militari e dunque non da gara. Non vi è alcun take up, solo un muro ben preciso. Lo sgancio è netto e abbastanza leggero. Il reset molto corto. Da qui, signori, iniziano tutte quelle caratteristiche che lo differiscono dal Benelli M4 normale. Abbiamo dei comandi maggiorati già dalla fabbrica, sia per la manetta di armamento che per il pulsante dell'otturatore. Sono veramente ben realizzati, facili da adoperare, da raggiungere e da trovare anche in condizioni sfavorevoli. Sulla parte superiore vi è un altro accessorio che normalmente sui Benelli M4 non si trova. Abbiamo delle mire facilmente visibili grazie alla loro fibra ottica e abbiamo anche una dotazione standard che è quella del rail Picatinny per montare qualsivoglia accessori. In questo caso abbiamo montato un Crimson Trace, il loro Red Dot, che è regolabile ovviamente non solo in altezza e in deriva, ma anche ha dei pulsanti particolarmente tattili che danno un feedback più che positivo. Il dot e la lente sono particolarmente chiari. Mi hanno stupito, non mi aspettavo che un dot così economico potesse resistere alle botte del Super Magnum e mantenere lo zero, non solo mantenendosi anche acceso, ma è rimasto saldo, è rimasto in posizione e veramente mi ha sbalordito. Possiamo inoltre vedere come la lente è particolarmente chiara, presenta un po' quella tinta verde che già anche dot più costosi come Aimpoint hanno e presentano da diversi anni. Comunque parliamo di un'impronta visiva veramente minima e abbiamo anche la possibilità, grazie alla monta inclusa, di collimare e utilizzare correttamente gli organi di mira metallici già presenti sul Benelli. Una basetta che non solo si presenta come altezza AR per un co-witness che immagino sia al lower one third, ma che volendo può anche essere separata dalla basetta e potrebbe andare in perfetto co-witness, dunque corrispondere esattamente a quelli che sono gli organi di mira. Parlando sempre di organi di mira, il mirino frontale ha sempre una fibra ottica di colore contrastante rosso rispetto al verde per le posteriori ed è protetto da delle alette di protezione piuttosto robuste. Il cuore di questa versione probabilmente non è soltanto la sua colorazione sabbia, un lavoro fatto veramente molto bene, ma è soprattutto il rail, elastina paramano come la chiamiamo in italiano, che ci permetterà di montare qualsivoglia accessori già dalla fabbrica senza dover andare a cercare un pezzo aftermarket che dovremo poi rimpiazzare noi stessi. Come potete ben vedere, gli slot per attaccare i nostri accessori sono ovunque su questa astina paramano, che è fatta in un materiale metallico e non è in polimero. Inclusi con l'arma ci sono diversi rail Picatinny adattatori che possono andare bene con lo standard utilizzato da Benelli.
Sul lato sinistro dell'arma vediamo i marchi Benelli USA e alla fine abbiamo il nostro tubo serbatoio che coincide perfettamente con la volata. Abbiamo un limitatore di fabbrica di due cartucce all'interno del serbatoio più una in canna che può essere ovviamente rimosso per ampliare la sua capacità totale a 5 cartucce. Tutte le versioni di Benelli M4 hanno funzionamento semiautomatico che ci permetterà di esplodere un colpo ogni volta che premeremo il grilletto e lo farà finché il nostro tubo serbatoio non sarà completamente asciutto e privo di munizioni. A quel punto il nostro Benelli andrà a bloccarsi in apertura, permettendoci dunque di andare a inserire un'altra cartuccia, di chiudere con il bottone maggiorato e di poter eventualmente inserire altri colpi, altre cartucce all'interno del tubo serbatoio tramite questo bocchettone. Insomma ragazzi, secondo me questa volta abbiamo fatto concorrenza anche a John Wick, e tutto questo grazie ad Armeria Frigerio che ci ha fornito anche le munizioni Super Magnum. Infatti il Benelli M4 ha una camera di cartuccia 12-76 che può prendere cartucce sia da 2 e 3 quarti di pollice che da 3 pollici. Come abbiamo potuto testare anche su altri Benelli M4, ciò che rende particolarmente efficace e famoso questo sistema è il suo sistema di autoregolazione di gas, che vi permette di macinare praticamente qualsiasi carica con l'affidabilità della casa italiana, che garantisce appunto la sua funzionalità con praticamente, oserei dire, il 90% delle cartucce disponibili in commercio. Le uniche cartucce che non sono riuscito personalmente a ciclare su quest'arma e sugli altri modelli di M4 sono le cartucce Less Than Lethal, che hanno richiesto un mio intervento manuale sulla manetta ogni volta che andavo a esplodere un colpo, ma per tutte le altre l'azione semiautomatica è stata più che efficace. Ora, perché scegliere la versione che abbiamo appena visto rispetto a una versione standard dell'M4, che poi in realtà standard non è perché questa è comunque una canna da 36 cm, comunque non abbiamo tutti gli accessori che abbiamo visto precedentemente? Ebbene, questo fucile nello specifico ha un listino che si aggira attorno ai 2.2k, mentre l'altro fucile ha un listino che si aggira attorno ai 2.5k. quella differenza la notiamo nella assenza, almeno in questo modello, di una stina a paramano con tutti quegli attacchi per i nostri accessori. Non abbiamo delle mire ad alta visibilità, ma sono semplicemente con dei riferimenti bianchi e non in fibra ottica. Abbiamo pur sempre la nostra rail Picatinny, ma non abbiamo il trattamento color sabbia che ha caratterizzato appunto l'altra arma. Oltretutto non abbiamo di serie i comandi maggiorati che ho dovuto applicare personalmente tramite l'aiuto di Armeria Sempre Frigerio, questi sono dei Tony System, e non abbiamo la nuova versione del calcio. Questa versione deve essere appunto piegata prima di essere prolungata, mentre l'altra ci permette di non piegarla prima di estendere o ritrarre appunto il nostro calcio. Oltretutto questa versione non viene fornita di fabbrica con una cinghia, che comunque è una spesa in più che dovrete affrontare da soli. Tutto considerato, soltanto la stina paramano presso un rivenditore aftermarket potrebbe costarvi circa 300-200 euro, specialmente se la prendete di questo materiale, e quindi considerato il pacchetto completo che viene fornito appunto con quest'arma, nonostante il prezzo piuttosto elevato, pagate un premium per quello che andrete ad utilizzare, signori, si tratta di una Ferrari, con il trattamento full optional. Niente a togliere il mio Benelli M4 con lo shell carrier di eBay da 7 euro che comunque funziona veramente molto bene. Andremo a vedere questa particolare versione in futuro in un altro video, in un'altra occasione. In ogni caso ragazzi, come sempre io sono Deratora, che vi ringrazio per avermi seguito. Vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace se il video non vi è piaciuto, e ad iscrivervi al canale per non perdervi il prossimo. Inoltre vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con lo stesso username, dove troverete tanti contenuti esclusivi e abbastanza diversi da quelli che normalmente siete abituate a vedere qua su YouTube. Quindi vi aspetto anche lì, e come sempre alla prossima.